Sia lodato Gesù Cristo e sempre sia lodato. Carissimi fedeli, vi do gli avvisi della settimana. Oggi sabato 2 settembre alle ore 21:30 adorazione eucaristica diretta da Don Franco Brogi dalla cappella Gesù Mite e Umile di Cuore. Domani, domenica 3 settembre alle 10:30 la Santa Messa. Negli altri giorni la Santa Messa verrà celebrata alle ore 18. Gli incontri di preghiera serali saranno i seguenti: martedì 5 settembre, Santo Rosario e benedizione dei sacramentali alle ore 21:30 dalla Cappella dei Sacri Cuori. Giovedì 7 settembre, preghiere di liberazione dalla Cappella dei Sacri Cuori alle ore 21:30. Sabato 9 settembre, adorazione eucaristica diretta da Don Franco Brogi alle ore 21:30. Vi dico già in anticipo che nel mese di settembre per noi la data del 29 è molto importante, in quanto festeggeremo uno dei copatroni della nostra cappella, cioè San Michele Arcangelo. Ecco, ci sarà per questo una novena che inizierà il giorno 20, e mentre il giorno 29, giorno della festa, faremo la consacrazione a San Michele. E anche in programma la collocazione di una statuetta di San Michele proprio dalla parte opposta rispetto a quella di San Giuseppe. E questa statuetta è in via di preparazione. Sarà scolpita a mano e dipinta anche a mano. Alcuni fedeli hanno già offerto la somma necessaria, quindi io non sto neanche a invitarvi a fare offerte. Dico soltanto che la statuetta sarà pronta nel mese di novembre, purtroppo non prima, quindi nel giorno della festa non potremo averla, ma l'importante è che noi ci prepariamo bene dal punto di vista spirituale e morale. Ecco, dobbiamo arrivare in quel giorno rinnovati, sia per quanto riguarda il cammino di preghiera che faremo anche grazie alla novena, ma anche perché avremo fatto delle mortificazioni, delle rinunce, qualche fioretto, insomma, come si faceva un tempo, per prepararci meglio anche spiritualmente, soprattutto atti di carità, e per prepararci bene come si deve a festeggiare colui che sarà ed è anche già il nostro patrono, il nostro protettore, e il Signore sa quanto avremo bisogno in questi anni della protezione degli angeli e degli arcangeli, in modo particolare di questo arcangelo. Sia lodato Gesù Cristo e sempre sia lodato. Buona domenica a tutti.